Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati agli messavi, gulli greci e bizantini, uniti in ciasto stile o c'è gulli giamaicani. Dimmi di te due dei castavieni. Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle due dei cadieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'inestavi, gulli greci e bizantini, uniti in trastu stile oce, gulli giamaicani. Dimmi delle due dei castavieni. Yo, è il mio dello salento e quando può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che all'italiano non lo sa. Ma salve, ben trovati ancora, carissime telespettatrici e carissimi telespettatori di Baraonda. Siamo ancora qui al Tusciano Art and Music Festival e siamo con Tiziana Iervolino dell'associazione Arcobaleno, che Marco Iaculli, che si prende cura del bambino oncologico. Ecco, voglio dire, in realtà portate avanti anche qui ad Olevano, voglio dire, questa sorta di messaggio, insomma. Sì. Di che cosa si tratta nello specifico? L'associazione è praticamente a sostegno del bambino con patologie oncologiche. Si prende cura della famiglia nel momento in cui ha il bambino, insomma, affetto da un tumore, e quindi si devono spostare per, purtroppo, viaggi fuori regione, ed è qui che l'associazione li sostiene economicamente, ma non solo, anche psicologicamente. Diciamo che si fanno diverse attività in associazione, sosteniamo le famiglie dal lato economico, dal lato psicologico, insomma, non le lasciamo sole, ma non solo nei primi mesi, ma tutto durante il decorso della malattia. È nata qui a Battipaglia, nata circa 5 anni e mezzo fa, in memoria di Marco Iaculli. Ma ci spostiamo oltre la provincia di Salerno, siamo a San Giovanni Rotondo, nell'ematoncologia pediatrica, dove abbiamo insomma, collegamenti con l'associazione all'interno e con i dottori che ci aiutano in qualsiasi momento, e dove noi doniamo dei macchinari importanti. Un altro è stato donato 1 mese e mezzo fa lì nell'ematoncologia, e quindi voglio dire, non ci fermiamo solo sul nostro territorio, ma andiamo oltre Puglia, Lazio, a Roma con il Bambino Gesù, con l'associazione Peter Pan, e abbiamo anche con loro questo rapporto, in modo che quando ci sono le famiglie noi comunichiamo con loro, con Bologna, con le Rizzoli, dove abbiamo, insomma, un po' di famiglie che vanno lì per ricoveri, insomma, continui. Sono molti i casi che seguite? Ci sono vari casi, non tantissimi, ma oggi purtroppo i casi di tumore del bambino oncologico si stanno, purtroppo ce ne sono sempre di più, e noi cerchiamo di stare vicino a queste famiglie in qualsiasi momento, anche per la loro terapia, anche domiciliare. Questo è importante perché, al di là del fatto che voglio dire, quando capita in una famiglia il tumore a qualsiasi livello, a qualsiasi età, è un dramma, per un bambino diventa ancora, voglio dire, come dire, insomma, una situazione difficile. Magari il bambino non è neanche tanto consapevole di tutto questo, e poi i genitori non sanno come comportarsi. Sì. Sono una mamma che ha vissuto questo dramma e posso oggi dirvi che è molto difficile far capire a un bambino affetto da un tumore che cosa deve, a che cosa va incontro. E io credo molto nella terapia del sorriso, dove ne ho fatto forse una cosa personale, ma oggi l'associazione fa corsi di formazione anche per clown dottori. Abbiamo dei clown dottori nei reparti, qui a Battipaglia, in pediatria, all'hospice di Eboli, e andiamo nell'oncologia pediatrica di Napoli. Quindi credo che il supporto di un genitore è fondamentale, e la terapia del sorriso per me oggi è fondamentale. Quando è successo a me, insomma, ho pregato affinché ci fosse qualcuno che ci aiutasse in questo senso, e oggi le mie energie sono spese solo per questi bambini. Quindi allora diamo sostegno, aiutiamo l'associazione Arcobaleno Marco Iaculli
perché è importante che uomini e donne come Tiziana si diano da fare per aiutare, poi in maniera concreta, perché certo, sono certo. Quelle le cose che cercano. Sì, oggi l'associazione ha tanti volontari che ci aiutano, cioè negli ospedali, fuori, in associazione, facciamo la bomba solidale. Io starei qui a raccontarvi tante cose, non abbiamo il tempo, però oggi insomma ci sono veramente tanti avete volontari. Avete una sede? Ci abbiamo avete... una sede, sì, a, a Battipaglia, sarebbe insomma una sede operativa. In via Luigi Sturzo, dove il comune dopo 5 anni insomma ci ha fatto dono di una sede di lo dicevo molto, perché molto magari vi verremo sì, a trovare assolutamente lì assolutamente sì e magari faremo una chiacchierata più approfondita in modo da nel nostro piccolo di sì, aiutarvi sì, ad aiutare benissimo. Va bene? Ci farà grazie ospitare. Tiziana intanto, grazie, intanto grazie insomma prendete nota e siate generosi perché è importante aiutare uomini e donne, ripeto, che si danno da fare per aiutare persone in difficoltà. Grazie. Grazie.